Sono Agostino Di Lorenzo e sono presidente dell'ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, nel cui territorio ricade anche il Parco dei Camaldoli e questo straordinario teatro del Golfo alle nostre spalle, che veramente è uno dei grandi luoghi non solo paesaggistici della nostra città, ma proprio emozionali. Il 17, 18 e 19 luglio presentiamo per la seconda volta l'evento Napoli Poesia nel Parco. È uno straordinario evento culturale che porta poeti da ogni parte del mondo, soprattutto quei poeti legati ai territori, la cui esperienza e la cui narrazione parla del rapporto tra uomo e territorio, tra uomo nel suo rapporto con il proprio ambiente, con il proprio contesto di vita, e la caratteristica fondamentale di ognuno di essi. Ci sono poeti Tuareg, poeti con una profondissima esperienza di radicamento anche con le problematiche politiche dei loro territori. La rassegna si chiama Lo spirito dei luoghi e intende proprio trasmettere attraverso la poesia e la musica questo rapporto ancestrale tra i luoghi e la comunità che abita un luogo. Ci crediamo molto, è la seconda volta che facciamo questa iniziativa, vorremmo renderla periodica. Quest'anno, grazie all'assessorato all'agricoltura della Regione Campania, riusciamo ad avere i fondi per gli eventi del parco. Una importantissima delibera, la delibera 416 del 2008, che ci assegna risorse significative per una serie di progetti, tra cui progetti dedicati denominati eventi del parco. Abbiamo immediatamente voluto riprendere Napoli Poesia nel Parco come il principale evento del parco. A molti e molti ci hanno chiesto del perché di questo rapporto tra il parco e la poesia. Noi riteniamo che la poesia sia tra le forme d'arte quella che sia più capace di aprire uno squarcio, uno scenario fenomenale sul futuro, sulla capacità di interpretare le trasformazioni e l'identità di una comunità. E quindi vogliamo avvicinare e vorremmo anche anticipare, comprendere attraverso queste suggestioni straordinarie della poesia in che direzione la nostra comunità, l'umanità in generale si rapporta con i luoghi e insieme con i luoghi prova a ricostruire un futuro di una nuova alleanza tra uomini e territorio, tra cittadini e ambiente. Attraverso questi racconti fantastici e veramente, diciamo, altamente suggestivi di questi straordinari poeti. È uno dei grandi eventi, non solo locali del parco, della città di Napoli, un evento internazionale, non molto pubblicizzato perché mi duole ammetterlo, ma i grandi eventi, quelli profondamente caratterizzantisi come grandi eventi, quelli culturali, dove la cultura pura la fa da protagonista, non intercettano sempre i canali mediatici più efficaci. Oggi bisogna costruire eventi per gli eventi, eventi mediatici per lanciare eventi o culturali o politici o economici. Questo è un puro evento culturale, allora siamo lieti di farlo e siamo lieti di offrire ai napoletani e a tutti quanti avranno la possibilità di poi di vedere anche queste cose sul sito del parco, di poter partecipare con noi nelle serate di luglio a un'esperienza che è veramente meravigliosa. Con lo spirito dei luoghi noi proviamo a riallacciare un legame fortissimo tra la comunità di Napoli, i suoi spazi verdi, i suoi spazi di pregio ambientale, gli spazi rurali e non lo facciamo in una dimensione locale, lo facciamo in una dimensione universale, mettendo a confronto gli uomini più sensibili del nostro pianeta. Ripeto, la poesia è la principale delle chiavi interpretative della nostra società, è quella che ci fa comprendere non solo i sentimenti più profondi e l'empatia e l'assonanza tra gli uomini e il territorio, ma è la forma d'arte che potrà salvare in generale l'umanità e con essa il territorio. Sono per questo particolarmente grato agli organizzatori, diciamo, all'associazione Casa della Poesia, a Sergio Iaculli, a suo figlio, a Raffaella, che con una passione che solo diciamo,
la sensibilità di uomini che fanno un lavoro con passione, con capacità e senza guardare a troppo al resto si riesce a fare. Una passione di cui dovremmo essere grati tutti. Io in particolare sento il dovere di abbracciarli fortemente e di ringraziarli per l'impegno che profondono in questa cosa. Ci danno anche loro la forza, non solo noi a loro danno l'opportunità di continuare, ma loro a noi, che tutto l'impegno che profondiamo ha un senso. Grazie ancora, grazie a tutti.